L'impatto di Madame Bovary sull'immaginario collettivo dell'Ottocento è talmente rilevante da far nascere una corrente di pensiero, il bovarismo. I bovaristi, al pari della protagonista del romanzo di Flaubert, vivono una condizione di eterna frustrazione. Sono inguaribili romantici e sognatori che mal si adattano ai dettami della vita borghese, segnata spesso da grettezza e mediocrità. Il bovarista contempla l'amore appassionato, la vita avventurosa e la frequentazione degli ambienti cittadini. Per chi è costretto a vivere in provincia, la città diventa la meta ideale. Si tratta di un altrove mitico dove tutto è perfetto e dove è possibile vivere la vita agognata. Il bovarista si rifugia nella letteratura come se questa fosse un anestetico e vive con un'immagine di sé e del mondo decisamente distante dalla realtà e che può condurre anche ad esiti tragici, come accade appunto ad Emma Bovary. La carriera di Gustave Flaubert è segnata da due interessi principali: la critica di costume e la lotta contro la stupidità umana. Per assecondare questi interessi, l'autore si propone di creare un archivio dei luoghi comuni borghesi. Nasce così il Dizionario dei luoghi comuni, un elenco in ordine alfabetico di tutte le frasi fatte e gli stereotipi riferiti alla borghesia, che Flaubert non riuscirà a completare. Attraverso quest'opera satirica, l'autore ridicolizza le conversazioni tipiche della società borghese e mette in luce la loro banalità di fondo, caratterizzata dall'appagamento facile e dalla tendenza a dare tutto per scontato. Per essere accettato nei salotti che contano, infatti, l'aspirante borghese deve essere pronto a concordare con qualsiasi ovvietà a discapito della sua capacità di giudizio. Per Flaubert si tratta di una condizione che nessun uomo dotato di senno può accettare e che l'autore mette in discussione tramite l'ironia tipica della sua scrittura.